Una giornata meravigliosa, naturalmente abbiamo celebrato la bellezza di questa nostra costa, una costa del Mito che fortemente abbiamo voluto io in qualità di presidente del distretto turistico, ma anche il direttore che è Fabrizio Lagaipa. Sono 150 km di costa che vanno da Selinunte a Gela, quindi abbiamo avuto anche l'intelligenza di includere non solo la provincia di Agrigento, ma le due province adiacenti, Trapani da un lato e Caltanissetta dall'altro lato. Ripeto, abbiamo celebrato la bellezza di questa costa, ma stiamo celebrando con questa scusa anche la bellezza della nostra provincia, la bellezza dell'intera Sicilia. Lo sport è cultura, lo sport è quando a certi livelli è anche bellezza. Dostoevskij Doget, la bellezza salverà il mondo, la bellezza intesa a 360 gradi come musica, archeologia, letteratura e anche sport, ripeto, se lo sport è finalizzato a promuovere anche il territorio. Invertire cultura dell'economia vuol dire far sì che in quel territorio si possa... L'importanza di questo territorio non soltanto dal punto di vista della provincia, una data che si avvicina sempre di più, è una data che comunque ci deve vedere pronti. Noi vogliamo essere presenti anche perché lo sforzo che abbiamo anticipato, quindi questo evento di Capitale della Cultura, vedrà tutti impegnati, per cui la nostra presenta... L'anno scorso, prego. Milko Cina consegna il premio. Prego, Milko. Della cultura. Quindi io sono convinto che tutti assieme possiamo raggiungere gli obiettivi importanti. Complimenti per questa bellissima manifestazione e complimenti a tutti i premiati. Quella grande. Di quale colore? L'ho? Verde. Facciamo pandan. Complimenti vivissimi. Allora, facciamo la foto? Sì, sì.